da Giorgio Bergami, ha fatto un telefilm, uno dei primi telefilm su Genova 35 mm che è diventato famosissimo, che si chiama Genova la finestra. E compaio anch'io quando avevo, non so, Belin, quanti anni avessi, ero molto più grasso, con la camicia a righe, con le maniche corte, e cantavo lo Strassé, che è l'uomo del sacco, no? E io ve la ripropino adesso, dedicata a Giorgio Bergami. Strasse bottigie ravati, scatuette nell'alta del ramo del ferro, raccheggio perché. Strasse bottigie ravati, scatuette nell'alta del ramo del ferro, e poi ti accampa. Mi giù per tutte le strade del Vena, aveva messi te, viatri. Viatri normali non puoi apprezzare, così se prova a essere come me. A nave in inte e in tuo stesso tempo sentirsi padruin di tutte le cose che viatri caccia via così. Quando ben ben curì, dove vuoi arrivare? Senti a pace che sta dritta o che in tu vedi il tramonto in sciumar. Non ha mio gene palanche perché ma non si può accattare. Anche per me che non servo nisci, che ha qualcosa da dire. Se me venivo in mago, passando per i giardini, ho sentito di una mamma al figlio, vieni chi non ti vedi chi che, stagni attento le l'uomo du sacco, non te pigia cule, stagni attento le l'uomo du sacco, non te pigia cule. Strasse bottigie ravati, strasse bottigie ravati, u strasse. Bravo! Grazie. Stefano Bruzzone, voce degli Altera, a cui faccio un grossissimo auguri per il suo CD, mi ha inserito come guest star. Belin, ragazzi, non sapevo cosa volesse dire, poi ho scoperto, ho incontrato un amico, mi ha detto: Belin, sei l'ospite d'onore. Capita a 70 anni. E allora avevo scritto, quando avevo 15 anni, una canzone dedicata al frigorifero, che ho sentito un click, si è aperto il frigider, ma che fresco, mi sento un esquimese che sta dentro l'iglu, mi prendo una bottiglia per fare glu, ma fa tanto caldo, dai, tanto caldo, cuffa che caldo, e prenditi una birra e apri la bottiglia e mettiti a sedere e versati da bere. Ma che fresco, mi sento un esquimese che sta dentro l'iglu, mi prendo una bottiglia per fare glu, ma fa tanto caldo, dai, tanto caldo, uffa che caldo. Grazie. Amici. Chi è? Amici. Gli amici fra un po' dovrebbero arrivare. Però c'è un altro amico che ne viene Belin addirittura da Pegli, che mi ha detto: ti ricordi Arriva Ni Pesquei? E sì, dico, è la mia. E dice: sì, io ti avevo registrato a Camogli, c'era un Mandoswing, un vinto della Madonna. E Pesquei è infatti...
sta spiaggia, te ti sta spiaggia, ma ti bagni per spray. Ti sta spiaggia, te ti sta spiaggia, ma ti bagni per spray. Saltamsi da Augusto e aspettia tutti anci. In se faccia ancun, non che ne gioia né delusio. Scurami ai figli, ma ni manse per affama. E a mia ande brutto, i turisti che s'asbria. Ti sa spiaggia, ti sa spiaggia, arriva anche per qui. Ti sa spiaggia, ti sa spiaggia, arriva anche per qui. Adesso già è re, ha sempre una magia. A pesciutina sirena, che cantando a te porta via, 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 all'argento di anciue. Te riporta giù, forse donne che scende, anche stavolta pare netta bene. Ti sa spiaggia, ti sa spiaggia, arriva in te spiaggia, te sono a me. Grazie! No, grazie Sergio! Non prendetemi sul serio, le mie canzoni hanno sempre dei finali di cacca. Me lo diceva anche Lauzi, con cui ho lavorato 10 anni. E beh, le tue canzoni sono bellissime, le canto anch'io, no, per dire. E però finiscono che uno non se ne accorge, invece devi fare dei finali travolgenti, così la gente dice "Belin, finale" e tutti applaudono. E dico "Belin, così è facile". Il bello è di fargli di nascosto. In questi periodi non è che uno possa andare in vacanza alle Maldive, alle Seychelles, tutt'al più si può prendere un autobus e andare a Nervi. E allora mi è venuta voglia di dare un piccolo consiglio turistico, perché si sente dire "ci vediamo a Parigi, sotto la torre oppure da Saint-Maximin, altrimenti ce ne andiamo a Tokyo per un tè servito dalle geishe, ad Acapulco alle 16:30, guardando i tuffi, ci beviamo tequila". Ma Parigi è calata la nebbia e sono in sciopero da Saint-Maximin. A Tokyo le geishe hanno detto "basta", sono diventate femministe. Ad Acapulco è scoppiato il tifone e della tequila non c'è rimasto più neanche limonero. E allora noi ce ne andiamo a Torriglia, a 2 passi dalla città. Non c'è bisogno del tour operator e nel torrente non c'è l'alligator. C'è il sapore delle cose buone, canestrelli, ravioli, allegria. Di queste cose non essere mai stufo, altrimenti ci pensano gli UFO che si sono portati via, meno male, anche la bella che nessuno ormai si piglia. Torriglia! Wow! Grazie a una canzone che ho fatto un po' di anni fa, perché quelli che cantano in inglese, in spagnolo, attori, cantanti famosi in tutto il mondo possono permettersi, grazie alla loro popolarità, di salvare degli animali. Brigitte Bardot sono anni che salva la foca, Robert Redford i giaguari, Kevin Costner i lupi, io da fabbricante di canzoni in genovese chi potevo salvare? I gianchetti. E sono riuscito a salvarli perché adesso non si possono più pescare. I gianchetti di pescetti, tutti gianchi e piccini, che non fanno tempo a nasce e finisce in tupulì. E cullando la gente a dire "c'ha scritto un suo destino". Ma i gianchetti veramente che gira un po' belin. E parlando con un'anciua che asigava qua se cua, a diceva che assignava per se feci l'avventura, devenisci grandi e grossi
e poi fa bella figlia quando andiamo a sera gli oggi in tappuela dei camuggi. Gianchetti, Zacchetti, Gianchetti, Zacchetti. Di bada 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 ta ta ra ta, di bada 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 ta ta ta. Bravo! D'altra parte io, da fabbricante di canzoni in genovese, non mi potevo permettere di comprare i Gianchetti. Potevo dire, me ne dia due, più di due, a volte me ne dia tre. E accorciamo i tempi perché la tabella di marcia era un po' ristretta. Faccio la scaletta, non so, vado ancora? Vado ancora, non ho detto di andare, non vi dico dove. Se c'è qualche richiesta. Ah no, però bisogna stare attenti, perché all'epoca dei teatri, quando l'Universale era ancora un teatro che funzionava alla grande, e ci andavano i cantanti italiani più famosi, no? E c'era una cantante famosissima, dove a un certo punto alla fine, come voi, tutti in piedi, si strappavano i capelli, bis, bravo, mala femmina, cuore ingrato, vipera, un portuale che era appena entrato, figlia della gran bagaglia. Non vi dico chi era l'artista, però. C'è un posto dove vendono la trippa. Ce ne sono rimaste due tripperie. Ma non è che quello che c'era una volta è migliore di quello che c'è oggi. E oggi le cose cambiano, per cui la trippa non è che si vende meno. Non ci sono più le tripperie dove andavi lì e c'era la tazza della Ginori, indistruttibile, tu andavi, ci mettevi la gola dentro, un po' di trippa, il brodo, e quella era già una medicina per chi aveva bevuto troppo e un piccolo pranzo per chi non poteva permettersi. E poi la tripperia... E tanta gente che non si è mai assettata a una toua de una tripperia, un davanti una giatta fumante e mezzo ai campi mi ninco che rumpa, che tanta gente che non l'ha mai provò, a mia in faccia invece un malandò, tu parla solo perché ho le solo in mezzo agli altri, perché fai finta di non sapere che da gente che hanno la imbelì, manco il sorriso e in buongiorno mattina, e che a se fega bevendo du vin, ma se tu fai bene a non pensare, se tu fai bene a non ammirare, se tu fai bene tanto domani, tanto domani. Finito, che finale. E io vi saluto con una canzone che dedico, innanzitutto un grandissimo applauso ai ragazzi e alle ragazze della comunità di San Benedetto, che sono stati eccezionali nel collaborare a propinarci da mangiare, con la torta finale, lì inaspettata, è arrivata una torta de Madonna Torta, la famosa torta della Madonna. E un saluto e un augurio un po' in anticipo a Don Andrea, che compirà gli anni, e io gli faccio adesso come sono abituato a fargli. Non mi ascolta perché è circondato da circa 500-600 persone. Don Andrea, auguri! E vi saluto con questa canzone che mi ha richiesto prima una persona, Amici. Se non siete amici lo diventeremo, c'è una famosa pubblicità. No, anzi, la dedico a un'amica che un giorno la incontro per caso per la strada e mi dice: dove vai? Benissimo, vado a Bombay. Però Madonna, Bombay. Dico, se per caso vai da un idraulico, cercami uno scaldabagno montato a Bombay. Amici, 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 amici. Pensinate a porta, a
tre ue de nette, gli amici, e metti sci a pignata, e caccia due tre nette, per gli amici, uffigeo satescia, e amugge, amugogna, e gli amici, dai, belì, per una volta, gli amici. Davanti a un butti giù di quello blu. Ciao Juan, come ti stai? Ciao Juan, cosa ti fai? In tu scarda bagni a Bombay. A Bombay, esci a Bombay, pilin a Bombay. Amici, 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 amici. Amici.